Mr. Jerry Selfie. Amo messaggeri allora, ormonale è un video molto molto corto. Ormonale è un esemplare unico, è nato grazie all'iniziativa di un critico d'arte di Ferrara che un giorno ha lavorato sul tema di San Sebastiano. Mi piaceva il tema di San Sebastiano, con tutte le frecce, le cose, eccetera. E io fece una mostra chiedendo a vari artisti di vari pezzi, eccetera. Chiese a me un pezzo della Leda da mettere in esposizione a Ferrara al Palazzo dei Diamanti, e in più io feci questa scultura che si intitola Tempesta Ormonale. Perché elaborando un po' l'idea del San Sebastiano, che è il primo martire della cristianità, no? Dicono che fu trafitto dalle frecce, non mi ricordo se c'era una roba di omosessualità implicata dentro, questo non me lo ricordo, me l'ha ventilato un po' questo critico d'arte che organizzò la mostra e che mi diede l'input per fare questo esemplare unico. Pensando a questo tipetto con le frecce, eccetera, così ho detto c'è bisogno di mettere le frecce nella carne per far capire che uno è disturbato dalla sua natura, no? E ho pensato alle tempeste ormonali che succedono ai teenager, no? Maschi e femmine, c'hai una voglia di scopare che già ce l'hai quasi sempre durante la tua vita. No? Maschi quasi sempre, le donne anche se molti di loro si mettono il cuore in pace, come dice mia mamma, non erano portate, capito? Non erano portate. E allora mi sono detto, la tempesta ormonale sono questi, non ce l'ho qua, un po' ve la faccio vedere, dai. Si parla dell'angelo e mi spuntano le ali. Allora, la faccio vedere un po' alla volta perché è alta, arriva fino a qui. Qui vedete? Oh, bravo, faccio vedere così, faccio vedere dalla testa. Allora, comincia da qui, da tutti questi frulli, che andando avanti c'è questa ragazzina. Non posso alzare perché tocco il soffitto. C'è questa ragazzina con questa tuta che è praticamente imprigionata da tutti questi bacchetti che la tengono come una specie di gabbia, che parte con un color ocra e piano piano diventa rosso, come se fosse un fumetto, no? Qualche cosa che ti avvampa. Ecco, questa è la tempesta ormonale, che adesso tolgo un attimo e finisco di raccontarla. La tempesta ormonale, che è un esemplare unico, essendo un esemplare unico, modellata a secco, nel senso proprio con lo stucco, poi gli ho fatto la doratura nei capelli, gli ho fatto la doratura nella scialoppetta, gli ho messo questo basamento fatto con questo stuccotto che è una decorazione del 1700, e poi gli ho fatto la doratura nella fascia che tiene la cosa. Poi ho trovato questi viticci che ho poi forato il basamento, li ho messi a mo' di sbarre, e poi dopo li ho intrecciati in modo che dessero emotivamente la gabbia della tempesta ormonale che viene a rapire per un piccolo periodo i teenager proprietari di quel corpo. Il suo riscatto è pattuito in 1000 euro invece dei 4000, perché è una cultura esemplare unico, per cui se qualcuno la vuole mettere in casa sua e scoprire che compagnia può fare una scultura del genere, bene,
sarà bello vedere chi è, conoscerlo magari, parlarci e fargli i complimenti per aver fatto uno degli investimenti più redditizi della sua vita, perché questo è un esemplare unico, per 1.000 euro non esiste un esemplare unico fatto da un artista con tanta esperienza come me e anche capacità come me, che non me ne sono fatte io le capacità, me le ha date la vita, io le ho solo messe in pratica, le ho affinate, come anche la capacità di diventare un bravo lottatore me l'ha data la vita, ma all'inizio non ero un bravo lottatore, ho dovuto fare pratica, allenamenti, perseveranza, 3 volte a settimana, per anni, per 10 anni, 3 volte a settimana, pioggia, sempre in palestra, e da scarso, molto molto scarso iniziale, diventare un campione internazionale, da vincere tornei dove ho battuto paesi con lottatori dell'est che per noi erano delle bestie nere, ho avuto la soddisfazione di vincerli grazie alla pratica. Tempesta ormonale andò in questa esposizione, fecero la mostra, mi ricordo che il critico mi diede, come si dice, l'opuscolo della mostra, no? Dove aveva messo i nomi di tutti quelli che avevano partecipato con la foto del lavoro, mi ha chiesto scuse che non ho fatto in tempo a metterci anche la foto della mia Leda e credo anche di Tempesta Ormonale, no, forse Tempesta Ormonale c'è, foto piccolina, così. È nata su una richiesta, però alla fine è venuta fuori ed è una scultura che mi piace perché esprime una dolcezza comunque, nel teenager gli vedi quell'imbranataggine commovente, sono impacciati i movimenti, si muovono, mi fa sempre tenerezza, non so perché, però mi toccano sempre. Bon, qui concludo con la Tempesta Ormonale e andiamo avanti con lo sterminio delle opere selezionate. Intanto che vado a spegnere, tu fatti vedere da lor signori nella faccina. Così. Vuoi vedere anche di schiena, ma... di nuca penso che la si possa immaginare. Vediamo se posso fare un primo piano, potrebbe meritarlo Purina, con tutta la sua tempesta ormonale. Okay. Mr. Jerry, selfie! Amo, messaggeri amore.